Che la fuga dei cervelli sia un problema, penso che siamo d'accordo tutti quanti, ma qual è l'entità di questo problema? E si può parlare davvero di una generazione perduta? Questi sono alcuni dei temi che affronto in Exit Only e li affronto guardando ai dati, guardando alle statistiche, guardando all'evoluzione di questo fenomeno negli anni, ma soprattutto paragonando la situazione italiana a quella internazionale. Quando si guarda gli altri paesi europei ci rendiamo conto che non siamo certo da soli. L'Italia è solo una dei tanti grandi paesi europei che sono soggetti a questo fenomeno, al fenomeno dell'emigrazione di talenti, di persone qualificate, ma ci sono due grosse differenze rispetto ai nostri partner europei. La prima è che gli italiani non tornano, mentre gli altri paesi sono in un'ottica di circolazione dei talenti, la strada dei nostri giovani è completamente unidirezionale. Rarissimi sono i casi di coloro che tornano. La seconda questione è che sta crescendo questo numero di emigrati qualificati in maniera molto più rapida, diciamo dalla crisi dell'euro a questa parte, di quanto non fosse la tendenza prima e quindi rischiamo di sorpassare i nostri partner europei assai rapidamente. Qual è la reazione tipica dei politici? È tratteniamoli, cerchiamo di farli restare. Certo, trattenere è una maniera, ma bisogna stare attenti perché limitare l'emigrazione è tanto illiberale quanto limitare l'immigrazione. E quindi se da una parte bisogna cercare di migliorare certamente le condizioni che li hanno fatti partire, dall'altra bisogna pensare davvero in un'ottica di circolo dei talenti europei. E quindi bisogna coltivare i nostri giovani, che spesso sono sottopagati e sottovalutati, bisogna abilitarli a trovare il lavoro, il percorso di studi che più lo aggrada e che non siano obbligati ad andare fuori dall'Italia per cercare le proprie opportunità. Bisogna, se possibile, trattenerli, ma trattenerli significa ancora una volta mettendoli nelle condizioni di esprimere meglio di se stessi e soprattutto attrarre talenti stranieri che al momento non vengono perché il mondo dell'università è ancora molto provinciale, non vengono perché il mondo del lavoro non è aperto. Tutto questo va cambiato, altrimenti questo problema, che tale è, non si risolverà mai.